Lafayette OM, Lamonjet, Nautilus Miller, Mayop Breed, Olinoz, Ombra OM ritirata, Nuve d'Alfa in prima fila, in seconda Libeccio Blitz, Marca Medica, Legrisby. Cavalli che stanno per entrare in dirittura. Allo steccato Lafayette OM cerca di difendere la sua posizione da Nuve d'Alfa. Lafayette, Nuve d'Alfa, di galoppo, Lamonjet. Nuve d'Alfa passa sulla Lafayette OM. In terza posizione, Mayop Breed. Nuve d'Alfa è già al comando e prende due lunghezze di vantaggio da Lafayette OM. In terza posizione, Mayop Breed con all'esterno Marca America, all'interno Libeccio Blitz. Quindi Nautilus Miller e via via tutti gli altri. 28,7 per i primi 400 metri. Conduce tranquillo Nuve d'Alfa sulla Lafayette OM, a tre lunghezze Mayop Breed e Libeccio Blitz. Ancora più indietro gli altri, lunga fila indiana, chiusa da Nautilus Miller. Nuve d'Alfa, 43,5 i primi 6, si trascina sempre la Lafayette OM, in terza Mayop Breed, in quarta Libeccio Blitz. 800 metri in 59,5, Nuve d'Alfa non concede pause, caso che Angelosi a suo allievo, e prosegue di lena verso l'imbocco dell'ultima curva. Numero 2 squalificato. Intanto viene squalificato la Monjet, si arriva al chilometro in 1,14,4, Lafayette OM dalla schiena di Nuve d'Alfa prova a venire all'esterno, si avvicina anche a Mayop Breed, quindi Libeccio Blitz. Nuve d'Alfa sembra in crisi, Lafayette studia le mosse del battistrada e gradamente si avvicina al suo esterno. 1,28,7 per i 1,200. Lafayette OM attacca Nuve d'Alfa e il centropista scatta anche Mayop Breed. Nuve d'Alfa sembra in crisi, ma Lafayette passa stavolta in vantaggio. Cede Nuve d'Alfa. Lafayette OM si invola verso il traguardo, attaccato da Mayop Breed all'esterno. Lafayette OM, doppietta di Luciano Messineo dopo Patrizia Flasci. Al secondo posto Mayop Breed, al terzo Nuve d'Alfa. Marcatore completato da Libeccio Blitz e Nautilus Miller. Successo di Lafayette OM, 1,59,6, 14,7 per i portacolori del signor Pietro Lazzara, per il training di Massimo Seiello e la guida di Luciano Messineo. Al secondo posto una buona Mayop Breed. Delude invece Nuve d'Alfa, che nonostante la categoria G